Il mio Dream Team contro quello della Buba su FC24. Buba, sei pronta? Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua con la nuova sfida, squadra contro squadra. Quest'oggi però non facciamo sfidare la Serie A contro la Premier, la Serie A contro la Liga o via dicendo. Facciamo sfidare il mio Dream Team contro quello della Buba, la mia ragazza. Quindi ragazzi, prima di tutto dobbiamo andare a creare le due squadre e poi le faremo sfidare nelle solite tre sfide, quelle che conoscete: calcio d'inizio, volta e calcio di rigore. Ovviamente non giochiamo noi raga, perché sennò la Buba mi distrugge, è troppo forte. Quindi come al solito computer contro computer, anche a prendere il tutto il più imparziale possibile. Ora però la creazione della squadra e quindi iniziamo. Un giocatore a scelta. La parte più divertente questa, ci divertiremo secondo me. Che poi ho detto un giocatore a scelta, un giocatore a testa. A testa. Vabbè, dettagli. Le due squadre scelte saranno per me il Real Madrid, che servirà giusto a rappresentare la mia squadra, e per la Buba invece il Barcellona, perché abbiamo le maglie di Real e Barcellona, solamente per quello. Poi non volevamo mettere maglie di squadre italiane, se no vi arrabbiavate nei commenti, non vogliamo creare conflitti. Ora vi spieghiamo come funziona per la scelta dei giocatori. Allora, noi andiamo su dettagliata, cerchiamo i giocatori di tutto il mondo, ruolo per ruolo, così li vedremo qua sotto, almeno anche la Buba li vede, perché esatto, se no potrebbe avere qualche difficoltà. Difficile. E poi sceglieremo uno a testa, quindi per esempio il portiere scelgo prima io, poi tocca a lei, terzino destro, scegli prima lei, poi tocca a me, terzino sinistro, il contrario, prima me, poi lei, e ne faremo solamente 11, quindi solamente gli 11 titolari, i nostri 11 giocatori preferiti in tutto il mondo. La panchina invece, raga, mettiamo dei giocatori con 30 di overall, tanto non entreranno. Allora, partiamo dai portieri, qua sotto come vedete ci sono i più forti, qua inizio a scegliere io, Buba. Va bene, vai. Mi scelgo il mio portiere preferito e io ti dico che vado su Magnan del Milan. Va bene. Tu chi vuoi? Io voglio Neuer. Tu vuoi Neuer? Sì. Che non sta più giocando, però ti piaceva tanto. Però giocherà oggi. Ok, allora Magnan me lo metta a me e Neuer lo metta a te. Andiamo adesso con i terzini destri. Qua tocca prima a te scegliere. Terzino destro. Sei pronta? Vai. A te. Allora un attimo, perché io devo scegliere, devo leggermeli prima tutti. Allora, io sceglierò Walker. Kyle Walker. Io tra questi qua, in realtà c'è anche la pagina 2, però come vedi sono più scarsi. Vabbè, ma sono più scarsi. Niente. Pagina 2, io di questi qua prendo Arnold. Siamo con i terzini sinistri. Io ragazzi, qua non è come una preferenza, ma so chi vuole la Buba e quindi glielo rubo. Teo Hernandez, no, vieni a me. No, sbagliato. Come no? Sbagliato, io ho ripreso Cancelo, quindi grazie. Ok, io mi piglio Teo e tu Cancelo, va bene. Siamo i difensori centrali. Tocca prima a te, giusto? Sì, perché prima toccava a me. Ne devi scegliere due, ma facciamo una a testa. Okay, quindi vai col allora, primo. Allora, io scelgo De Ligt. De Ligt, un ex Juve scegli, va bene. Io invece prendo come prima scelta, qua non è facile, però ti dico, io voglio vincere, quindi prendo Van Dijk. Seconda scelta chi prendi? Partiamo già così, Ruben Dias. Ruben Dias, quindi pagina 2 non ti interessa? No, pagina 2 non mi interessa. E allora pagina 2 prendo io qualcuno per rimanere in tema di giocatori forti, su FC24 prendo Varane. Ma io non so chi è forte su FC24, infatti. Ti sto fregando, infatti. Sì, Varane. Mi stai fregando, io scelgo un po' così, vabbè. Ci proviamo. Passiamo ai centrocampisti centrali, perché ogni squadra avrà due centrocampisti centrali e un trequartista. Giochiamo tutti e due con lo stesso modulo, il 4-3-3, aperta parentesi, 4. Allora, centrocampista centrale a chi tocca? A te tocca. Io Sei ho scelto sicura? Prima, sì, tocca a te. No, secondo me tocca a te perché tu hai scelto il primo difensore e io ho scelto il secondo. Esatto, poi io ho scelto il terzo sul quarto, quindi in teoria. No, no, tocca a te, fidati. Tocca a me? Sì. Allora, io prendo Pedri. Come mai Pedri? Perché è del Barcellona, così. Va bene. Io come prima scelta, qua sono in dubbio, perché ci sono tanti giocatori che mi piacciono, però prendo Kevin De Bruyne. Gioco facile. Ahi, l'avrei scelto come seconda. Vabbè, non te lo lascio, Vai, per seconda niente. Scelta. Seconda scelta, andiamo a pagina 2. Pagina 2. Io scelgo Barella, dai, un scegli italiano, Barella. Sì. Allora, se tu scegli Barella, io rimango in Serie A e prendo Cavallo Pazzo Rabiot. Ora rimane il trequartista e poi i giocatori offensivi, Buba. Quindi andiamo sul COC. Ci sono questi qua. Tocca allora, chi tocca? A te. No. Vabbè, ma non può toccare sempre a me. Tocca a te, dai, che tanto so chi è il primo che sceglierai. Jude vai. Bellingham. Vieni qua, torna a casa, torna al Real Madrid, che poi c'è già il Real Madrid. Tu chi scegli di questi? Ti do allora, anche la pagina 2 se vuoi. Dammi la pagina 2 giusto per vedere. No, torna a pagina 1, Bruno Fernandes. Ti blocco un attimo, se vuoi puoi mettere anche Dybala. Perché gioca come AT, ma sarebbe sempre no, tre. Vuoi Bruno? Non vuoi Dybala? Non vuoi Dybala? Non lo voglio Dybala oggi. Va bene. Andiamo sulle ali. Quindi AD, AS, ATT. Abbiamo le ali destre, quindi l'ala destra, hai capito, dai. Uno di questi. Allora, tocca a me scegliere, io scelgo Dembélé. Vabbè, ok, così, molto facile Dembélé. Quindi torna al Barcellona Dembélé, io ali destre, sai che non ne trovo uno che mi piace veramente tanto. Devi scegliere comunque. Io prendo Kubo. Mi piace tantissimo Kubo, okay. È un giocatore incredibile, tu non sai chi è Kubo, no, ma fidati so che è un giocatore pazzesco che andrà a giocare al Real Madrid, tra l'altro, no, fidati. Mi piace. Kubo. Andiamo a sinistra allora. Qua tocca prima a me, basta, non mi freghi. Ah, questi sono nomi importanti, Ai. Qua abbiamo Neymar, Vinicius, e chi prendo? Kvara, ce ne troppo forti qua. Allora, io tra tutti questi, guarda, voglio fare un qualcosa di strano e quindi voglio far andare
Sono in dubbio tra Kvara e Neymar, perché tutto c'è, qualsiasi di due sarebbe molto strano al Real Madrid. Io però metto Kvara al Real Madrid. Bravo, io volevo proprio Neymar, quindi mi hai fatto un favore. Fai tornare Neymar al Barcellona, quindi sì. Non mi piace questa cosa, te lo dico, non mi piace per niente. Rimane la punta di diamante della squadra, quindi la punta di diamante della squadra è qua. A chi tocca? A me, hai scelto tu il primo della... Vabbè, tanto tu ne scegli uno e io scelgo l'altro. Tanto quindi... sai chi sceglierò. Vediamo se indovini chi scelgo. Tu scegli Mbappé. Esatto, scelgo Mbappé. Ti do Mbappé e io mi piglio Haaland, va bene? Va bene, sembra abbastanza equo. Dai, Real Madrid. Quindi abbiamo composto le squadre con 11 giocatori. Adesso vado a sistemare un attimo due cose. Facciamo le formazioni titolari, ve le facciamo vedere e poi ci immergiamo nella prima sfida, calcio d'inizio. Ragazzi, abbiamo costruito le due squadre e adesso è il momento di farvele vedere così in campo. Partiamo dalla mia, dal team di Venom. Abbiamo un 4-3-3 con Magnan in porta, Arnold e Theo sulle fasce, Varane, Van Dijk, De Bruyne, Rabiot, Bellingham. Sarebbe meglio invertire Bellingham e De Bruyne, però raga, abbiamo detto che uno è trequartista, l'altro CC, quindi li lasciamo così. E poi Kvara, Haaland e Kubo. Io ti dico che la risolve Kubo, 80 di euro la risolve lui. Andiamo invece su quella della Buba. Buba, vuoi leggere la te o faccio io? No, fai tu. Faccio io. Neuer in porta, un giocatore ormai in pensione, però vabbè. Non importa. Walker, Cancelo, tanta qualità. De Ligt, ex Juve e Ruben Dias. Barella, Pedri, che l'hai preso perché hai la maglia del Barcellona, esatto. Io ho preso Bellingham per quel motivo. Bruno Fernandes davanti e poi hai un attacco che fa paura. Neymar, Mbappé, Dembélé. Non ho paura. Possiamo non iniziare? Non bisogna commentare. Possiamo iniziare, ma iniziamo. Prima commentate qua sotto scrivendo Team Buba o Team Venom, quello che secondo voi vincerà questa sfida. Chi indovina ovviamente si becca il cuoricino. Ah, e poi già che ci siete, passate anche sul canale della Buba, raga. Ve lo lascio da qualche parte, sta facendo video pure lei, ha aperto il canale, quindi vabbè, iniziamo. Calcio d'inizio. Let's go. Eccoci qua con le due formazioni. Possiamo già notare che la Buba ha 3 in più di attacco, 1 in meno di centrocampo e difesa uguale, quindi è molto equilibrata. Forse leggermente più forte la tua, ma tu non hai Kubo, quindi vedremo. Vediamo. Tra l'altro non abbiamo detto che, ragazzi, in panchina non abbiamo messo nessuno, ma per evitare di far entrare i giocatori in maniera automatica, perché sennò il computer li faceva entrare, ho fatto una giocata da 200 di quoziente intellettivo, ovvero ho messo tutti i portieri in panchina, così giocano solo gli 11 titolari. Io direi che possiamo iniziare, let's go. Ragazzi, ci siamo, il Bernabeu è pronto, perché gioco in casa io la prima. Il team Venom, le squadre entrano in campo e allora Buba, non so se sei pronta, io sono pronto. Sono pronta. Commenti la tua squadra, io commento la mia. Va bene, andiamo. Kvara, subito i miei. Haaland, guarda che i miei sono pericolosi. Almeno riescono a prendere palle, infatti. Aspetta solo se tocca palla Kubo. Bellingham, lui gioca con la sua casacca nel suo stadio. Oh, l'abbiamo presa. Vai, andiamo, io ci credo, Ho fatto una squadra molto forte. Mbappé, dai. No. Oh, no. No. Bene. Finito male. Cos'è successo? Fallo? No, punizione pericolosa per la Buba. Ai. Neymar sul punto della battuta, Buba. Siamo in ansia in questo momento. Buba, hai fatto gol. Lo so, stavo guardando la tua reazione disperata, infatti. Ho fatto gol, ma non è stata un'azione molto buona. Ho capito, sei avanti 1-0 per il team Buba, questa cosa non mi piace per niente. Volevo vedere la tua reazione, mi aspettavo una tua reazione più disperata invece. No, lasciamo perdere. Sei tranquillo di avere appena palla preso al centro, un gol, ripartiamo. Ma non importa. Ripartiamo. L'azione si fa pericolosa con Mbappé. Io non so cosa dire. Gol di nuovo, gol. Io non so cosa dire. 2-0. Ma come fa a essere 2-0? Ho fatto la squadra bruttissima. Ho fatto un'espressione bruttissima. Calma, che rimane ancora poi volte calci di rigore. Si può perdere anche la prima. Non ci preoccupiamo, ragazzi. Guarda Mbappé, come contento. Buffone. Guardalo. Molto fiero. Dai, ripartiamo. Mi sa che ne prenderei un altro. È proprio questo il momento. No. E questo momento Magnan ci tiene in vita, ci tiene aggrappati al risultato. No, è tutto ancora aperto. Anche se perdere così la prima, ma poi soprattutto non brutto, sto facendo nulla. È un brutto io. Inizio, secondo me. No, Bruno, aiuto, no, Bruno. Aiuto. Mamma mia, Magnan, silenzio, Bruno. Kvara, anche Kvara non ha toccato un pallone. No, cioè, Buba. Non sta attenzione a Rabiot, guarda Rabiot in sovrapposizione. Teo, devi svegliarti. Però la palla ce l'abbiamo ancora noi, dai. Bellingham, gira per Teo Hernandez. Palla lunga per Kvara, attenzione. Questo è 2-1. Kvara, dentro, il K! Il K! Il K 2-1! Tutto riaperto! Calma Buba, che abbiamo riaperto tutto. Adesso c'è un po' di enfasi. Ora si è riaccesa la partita. Io comunque, se vinco con un gol di Rabiot, ti giuro che la sfida è finita. Non facciamo neanche volte calci di rigore. Te lo dico. Dovresti vincere la partita con un suo il gol. Il 3-2 di Rabiot e il 2-2 di Kubo. Ai. Vabbè. Mbappé, no, è il Mbappé. Momento il finita, momento... finita, no, 46 no, no, no. Fischiamo, è finita. Oh, No. Triplice fischio, vogliamo duplice il terzo gol. No, buttala via. Ok, fine primo tempo. Peccato, ci ho sperato, Invece c'è ancora un secondo tempo per devono ricaricarsi, miei, perché qua non la vedo bene. Sì, sono un po' spenti, effettivamente. Andiamo, secondo tempo, dai, cambio campo. Mi è dispiace. Molto bello vedere Pedri che ruba Bellingham, occhio a Mbappé, Barella!
3, il terzo gol è arrivato. Mi dispiace tanto. Mi sa che questa nel partita migliore, finirà in questo nel modo momento qua. Migliore il team Venom 3-1. Barella. Se questo era il momento come migliore. Come vedi Barella con la maglia del Barcellona? Ah, non gli sta male, devo dire. 3-1, non mi dispiace. Non è finita. È dura così. Ma deve ancora sbloccarsi il potenziale di Kubo. Vedrai. Ok, magari si sbloccherà nella prossima sfida, non in questa. Non giocherà la prossima sfida Kubo, spoiler. Perché la prossima sfida, non so se lo sai, ma a sua volta si gioca in 5 contro 5. Quindi no, dovrei scegliere i 5 tuoi giocatori che giocano. Ok, allora niente, Kubo, la sua occasione mi sa che... O magari metto sia Kubo che Rabiot, chi lo sa. Ah, wow, ottima scelta. Oh, intanto qua, cosa vuoi, succede? Perché i tuoi vogliono esagerare, cioè. Esatto, si sono caricati, 3 gol, sono tanti, Teo, attenzione qua, la riapro, Aiuto. La riapro qua. Rosso! Neanche fallo ha fischiato, vergognoso. L'hai comprata, l'hai pagato l'arbitro, ovvio. Hai pagato l'arbitro. Ovvio. Rabiot, Kubo. Guarda Kubo, guarda Kubo che piede fatato magico. Kvaratskhelia, Kvicha Kvara. Mettila dentro, c'è Holland, mettigliela bene. Oh, la riapriamo! Bellingham in rovesciata! Bellingham in rovesciata! Era bello però, lo devo ammettere. Ma che cosa ha fatto, Giunto? Era bello. Jude è stato meritato questo. Jude Bellingham, mio fratello. Andiamo. La ripresa. Sì, ma scusami, anzi, ripresa non ancora. Ma che cosa ha fatto? Però. So. Sì, era ma bello, che cosa ha fatto? Bello. Ma guarda lì. Boom! Ciao bello, ciao Purti. Sono ancora in vantaggio comunque. Sì, ma 10 minuti alla fine inizi a tremare, No, non tremo per niente, i miei sono sempre più carichi. 78esimo. Mbappé, crediamo in te. Eccolo. No, murato da Varane. Andiamo, ultima azione ragazzi. 3-3 adesso, segnato da Rabiot e urlo. Devi difendere. Rabiot, guarda dentro Holland, guarda Holland, no, Holland, no, no. Si gira, cavallo pazzo, Rabiot, Teo, no! No! Non ci mi credo. Mi dispiace tanto. È finita così. La Buba, anzi il team della Buba vince la prima sfida, quella su calcio d'inizio. Vince la sfida, devo dire. 3-2, quella su calcio d'inizio, quindi si porta sul risultato di 1-0, ma adesso andiamo su volte e ci divertiamo a fare le due squadre da 5 giocatori. Ok, eccoci qua, abbiamo scelto le nostre due formazioni, il team Venom si schiera con Magnan, guarda bene, Rabiot, Kubo, credi, Holland e Bellingham. Beh, tu invece chi hai messo? Il team Buba ha Mbappé, Neymar, Pedri, Cancelo e Neuer. Ok. Vediamo, ti ricordo, se anche questa volta posso essere fortunato. Ti ricordo che se vinci questa sfida sei già sul 2-0, quindi poi i rigori serviranno solo per umiliarmi eventualmente. Ok, per il 2-0. Mi sembra un'ottima idea. Io spero idea di vincere questa. Così andiamo ai rigori in maniera decisiva. Let's go, dentro. Eccoci qua, il campo è sempre lo stesso, quello con le porte giganti e queste sono le due squadre. Da una parte il team Venom, il Real Madrid, rappresentato da Magnan, Holland, Kubo, Bellingham e Adrien Rabiot. Ricordati quel nome, Adrien Rabiot. Dall'altra parte il team La Buba, Neuer, Neymar, Mbappé, Pedri e Joao Cancelo. Che vinca il migliore, anzi che vinca il team Venom. No, che vinca. Prima il però team dobbiamo Buba. Fare una cosa, perché non dobbiamo giocare noi, ti ricordo. Quindi esatto. Seleziona lato, ci mettiamo in mezzo, quindi mettiti in mezzo così, cerchio, X, ta-ta. Cosa vuol dire? Mettiamo tutto in mano al computer, vuol dire. Okay. Quindi ta-ta. Non hai selezionato un lato, ta-ta, posa il joystick e fa tutto il computer. E forza, andiamo. Real Madrid! Guarda quanta gente ci sta guardando, vai Mbappé, io credo in te, sono fiduciosa. Anzi, qua credo in Neymar, devo dire. Ecco, l'avevo giusto detto, sono fortissima. Direi che i rigori andrò per... Ah, è lunga ancora, è lunga. Ti umilierò anche in questa. Tra l'altro, cosa ne mi pensi dispiace. Di queste partite in questo campo? Ti piace? Ma è molto esotico con tutta questa gente lì che esulta. Ma guarda Rabiot, ma cosa fa? Ma infatti hai scelto una squadra che non va bene. Tranquilla. Io credo in Rabiot, qua sono due tempi da 3 minuti. Ok, ora non mi distrarmi perché i miei qua hanno un possesso palla altissimo. Grazie, c'è Neymar e Mbappé, ce l'ho altissimo. Capito. Vai Neymar, no. Rabiot! Attenzione, Holland, pareggiamola subito. Rabiot! No! Peccato. Come peccato. Anche oggi non mi prenderai. Bellingham la mette giù. Pedri lo mura. Bellingham in rove. Ah, non ci sono i falli, Perché è un campetto. Eh sì, perché ho messo le regole senza falli. Ok, va bene. Perché al giardino mica ci sono i falli. Vai Neymar, io credo in te. Proprio così. No, la tirata lui, sì, lo so, però subito si sente a suo agio. Rabiot! 1-1. Ci hai creduto. 1-1, guardalo lì cavallo pazzo. My man, andiamo, tutto riaperto. Contento e fiero finalmente di aver fatto qualcosa in finalmente. Questa sfida. È sempre tua in questa sfida. Vabbè! 2-1! Incredibile. Sai come finirà, vero? Tu lo sai, non vuoi dirlo, ma sai come finirà. No, io credo nei miei. Io credo in Kubo. Tu credi in Kubo? Guarda lì Kubo. Assolutamente niente. Grazie, ciao 80. Non l'ha toccata. Ciao 80 di overall il Kubo. Neymar è carico. Guardalo. No, niente. Doppi passi, tripli, quadro, non ne capisce niente. Oh, la è bello in questo campetto piccolo. Succedono un sacco di cose. Sì. Molto divertente. Succede tutto tranne il gol di Kubo. Beh, ovvio. Non so perché l'hai messo, infatti. Mbappé, Pedri, gol. Che bisogna dire, Bus? Io non esulto neanche più perché sono così abituata a fare gol ormai che... Ma fai bene. Non ci sono parole, vincerò anche questa. Kubo! Non
non ci credo, sta facendo Kubo. Questo è quello che sta facendo Kubo. È stata un'ottima Kubo. Scelta, devo dire. Rabiot. Ma che è successo? Che Rabiot, guarda, che Rabiot è un fenomeno. Che brutta. Dipende tutto da Rabiot. Mamma mia, Rabiot, che stavi facendo? Ma... che è passata a Neymar. Infatti, cosa è successo? Non importa. Allora, io devo dire che per ora il migliore dei miei è Rabiot, il peggiore purtroppo è Kubo. Però sì, devo dire di sì. Mi dispiace. Rabiot. Holland, Bellingham, anzi anche Holland molto male, sì? Perché per quello che deve dimostrare sta facendo male. Sì, sono d'accordo. Allarga per Holland, fallo, ti prego. Fallo! Sì, ma capito. Ma no, c'hai 40 anni, ti fai male se ti butti. È stata un'ottima scelta. Rabiot, ma vabbè. È stata ma dai, gol. Vabbè, ho capito. Non è che può pararle tutte. Cioè, due, direi, ma non ho capito, vabbè. Ma rivediamo qua. Vabbè, miracolo sul primo tiro. Uno. Miracolo pure sul secondo, l'aveva presa, si poi sta tirando su e praticamente vabbè. È morto 3-2. Magnan, stiamo resistendo. Stiamo resistendo. Proprio state stringendo. Bisogna denti. Uscire. Ok, Kubo, bravo col tappo. Kubo, però non farei queste giocate di tappo. No, cioè, stai facendo so ridere. Cosa fai, Kubo? Non hai ancora il potere guarda, di fare questo. Guarda lì, tutto lui. Tacchetti, Rabiot, Bellingham, Holland. 8 secondi alla fine del primo tempo. 7, 6, 5, 4. No, John Bellingham, no. 3-3. I miei sono stanchi. Calma, che c'è ancora tutto un tempo. L'ho ripresa. Quanti gol qua? Già 6 gol in un tempo. Forza ragazzi, non è che possiamo perderla questa. Oh, finita 2-1, fine primo tempo. Va bene, ora un attimo di riposo per i nostri perché no, hanno no, faticato. Non li faccio riposare, via. Niente, devo così. Sfruttare il fatto che sono stanchi. Vai, let's go. Secondo tempo è iniziato 3 minuti e poi calci di rigore finali. Ai. Ho preso la squadra di giocatori che non sì, sanno giocare, Holland. D'accordo. Holland! Rubata di nuovo, incredibile. Ma i tuoi stanno dormendo? Da inizio sfida? Sono andati a ballare ieri sera i miei, non sì, lo so. Esatto. Gol. Gol di nuovo per Buba. Incredibile. Volevi essere sopra invece. No, vabbè, ho capito. Ma Holland, non so. Si è dimenticato del pallone. 3 per Buba. Ma si è dimenticato del pallone. Ma si è dimenticato del pallone. Non vale. Tutti si sono dimenticati del lo pallone. Lo annulliamo tuoi. Questo. Neymar, forza. Cosa lo annulliamo? Non possiamo annullarlo perché i tuoi stanno dormendo. Lo so, purtroppo. Siamo caricati. Holland, dai, andiamo a pareggiarla. Adrien Rabiot, Holland, Bellingham, è Bellingham. Il momento del gol. Bellingham! Vabbè, no, non le può parare tutte. 4-4. Le ha già parate tantissime. Calma, che è ancora lunga. Però siamo di nuovo pari, io sono preoccupata. Ma io non riesco, io non sono mai stato sopra in questa io sfida. Io non posso perdere, no, non sei mai stato sopra, è vero, infatti. 1 minuto e 45 tranquillo. Alla fine. Carichi, Pedri. Il tuo capitano. Pedri. Siamo sopra di nuovo. Io non so cosa dire, davvero. Non molliamo. Oh, è mano. Già che non ci sono cerchi i falli, è vero. Non perdere. Mi sa che anche questa finirà così. Il tuo capitano Pedri. Forza. Sì. Neymar. Sono molto forte. Neymar. Bellingham. Ok, andiamo. Passala. Holland, ma cosa fai? Stiamo perdendo. I miei sono Rabiot, stanchi. Bellingham. Mamma mia, Bellingham, cosa ha fatto? Il mio eroe. Cosa sta facendo Bellingham? Ma cosa c'è? Io voglio rivederlo. Guarda come l'ha saltato. Olè, tunnel a Neymar. Questa partita è così, ne faccio uno io uno. Questo lo rivediamo, mi spiace. Perché un tunnel a Neymar, io cioè, non so chi ha avuto il coraggio di provare. Guarda lì, guarda Bellingham. Olè, ciao bello. A scuola 5 la Bellingham. 5 a 5, manca pochissimo. Può anche finire pari o cosa succede? Se finisce pari c'è il golden goal. Ah ok, perfetto. 37 vabbè, secondi lì. Alla fine, tutti Bellingham, lì. Holland! Neuer, no, calcio d'angolo, tanti miei la passano al portiere, guarda che non crossa. Ma cos'è? Ma l'ha passata a Neymar? Ma perché? Ora c'hai te l'ultima occasione. Giusto così, l'ultima occasione è di chi se la merita. No. Palo! Siamo ancora vivi, Rabiot, dai, 20 secondi alla fine, ora bisogna sprecare tempo, no va bene uguale. Kubo! No. 18 secondi, dai, l'ultima azione forse è mia. Incredibili, che ansia. Rabiot, ok, gestiamo. Attacchiamo all'ultimo secondo così abbiamo l'ultimo tiro. Rabiot, 10 secondi alla fine, 12. Bellingham, che ansia Kubo, in questo momento. Bellingham, 10. Jude! 10 secondi alla fine. Jude Bellingham! Guardano lì, ma quanti ne ha fatti questo. Bellingham? Solo lui ha segnato, solo tra lui l'altro. Segnato, Jude me. Bellingham! Questo non è per niente. Io tra l'altro ho fatto un salto che non perché so. Avete giocato ho fatto male non rompere la sedia. Il tempo. Non è ancora finita, eh? Non è ancora finita, io ci credo. Quanto manca? Io ci credo, 7, Neymar, dove sei? 6, 5, Neymar. 4. Non ci posso credere! 4 secondi dalla fine! 6 a 6! Quindi ora cosa finisce pari per aspetta, forza? Ho ancora i 6 l'ultima secondi. Occasione, ho ancora l'ultima che occasione. Noi abbiamo segnato in 4 secondi, vai, però. 4 secondi, vai. Rabiot, Holland, tira, Kubo, tira, Kubo, tira, Holland! Ma che Kubo, cosa vuoi golden che goal, faccia? Golden goal. Cos'è il golden goal? Chi fa gol vince. Si va avanti finché la prima squadra che fa gol e la prima squadra che fa gol ha vinto. Ai, di solito quando siamo pari golden goal, vai. Cosa succede? Non lo so, Buba, golden goal, vediamo lo che succede. Lo faccio prima io. Vediamo, è vero, di solito sì. Quindi te la rischi, Kubo, eh. Kubo, è il momento più Kubo, ansioso. Bellingham! No! Bellingham! Sempre lui, sempre lui. E allora, siamo 1-1. La Buba vince sul calcio di inizio.
Tizio, Venom vince su Volta e andiamo ai calci di rigore che saranno più decisivi che mai. Tutto pronto per l'ultima sfida, i calci di rigore che stabiliranno la squadra vincitrice di questa challenge. O Team Venom o Team Buba, le due squadre stanno entrando in campo, ma come già sapete qua non si può andare direttamente ai calci di rigore. Quindi adesso posiamo i due joystick e aspettiamo che arrivi il 90esimo. Buba, sei fiduciosa per questi rigori? Sì, sono fiduciosa e credo nella mia squadra, quindi speriamo faccia bene, speriamo di vincere questa sfida. E allora ci vediamo ai calci di rigore. Buba, ci siamo, 91esimo. Siamo pronti. Bisogna fare una cosa, ovviamente metterci in mezzo, perché anche i rigori non li tiriamo noi, anche perché no, sennò potrebbe finire molto male. Quindi ci mettiamo in mezzo a tutte e due le parti e siamo pronti, sperando che non facciano gol adesso che abbiamo cambiato. No, ok, è finita, okay, giusto in tempo. Meno male. Calci di rigore. Calci di rigore, Buba. Vediamo chi vincerà questa sfida. Ho paura. Allora, calci di rigore per il team Buba. Calciano Neymar, Bruno, Mbappé, Dembélé e Barella. Quindi chi è che non calcia? Non calcia Cancelo. Vabbè, tra l'altro vorrei notare che se andiamo avanti calcia prima Neuer degli altri, perché è bravo a tirare i rigori Neuer. Ah, sì? Da me invece okay. Haaland, De Bruyne, Rabiot, Kvara, Bellingham e il numero 6 è Kubo. Noi aspettiamo quello di Kubo. Io aspetto quello di Kubo, ma purtroppo non ci arriveremo. Si parte, parti te, vai. Parto io. Aiuto, vai Neymar, io credo in te, per favore. Rincorsa lentissima. Sì, un pochino. Cosa sta facendo? Gol. Gol, ok, ok. Il primo ce lo siamo portati a casa. Haaland, Haaland. Haaland! 1-1, là puoi vedere i gol. Sì, lo so che posso vedere i gol. Bruno, guarda che bella rincorsa che ha lui. Guarda, Bruno, guarda che pulito. Vai. Pum! Olè! No. Magic Mike! Che tristezza. KDB! KDB! Ma Neymar cosa stava facendo? Poi si lancia. Siamo avanti. Aia, ho paura. Ho paura. Vai, Mbappé! Bello, sì, bello, bene. Meno però male. Sei sotto, occhio. Lo so che sono sotto. Rabiot! Non guardo. Dimmi te. È il momento. Non ho guardato. L'ha fatto. L'ha fatto! Io tristissima. Che rincorsa strana c'ha Dembélé. Dai che siamo sotto. Dai che siamo che sotto. Olè no. E ora chi è che ha il decisivo? Kvaratskhelia. Se fa gol è finita. Se fa gol è finita. Il team Venom ha vinto. Oh, momento di tensione massima. Kvara contro Neuer. Kvara contro Neuer. Kvicia. Sì oh. Sì. Però sono sotto lo stesso. Sì. Però se Magnalla pare finita. Se Magnalla pare finita. Aiuto. Barella è tutto nelle tue mani. Non ci posso credere. Vai Barella. Vai Barella. Ok, 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 ci siamo. Sei ancora sotto, ho un rigore decisivo. Lo so, quello decisivo. Proprio lui, guarda chi è, il mio uomo, mio fratello. Vediamo cosa combina. Mio fratello, mio fratello. Io spero quasi che sbagli, così poi segna Kubo il decisivo. Mio fratello Bellingham, mio fratello Bellingham. No! L'ha deciso lui, l'aveva decisa a sua volta. E decide pure i calci di rigore. Jude Bellingham. E adesso io vado a mettermi qua dietro il nome Bellingham. Me lo vado a scrivere perché è troppo forte. Io sono tristissima, non è stata assolutamente meritata. Hai qualcosa da dire riguardo a questa sfida? Che hai perso? Ho perso, sì. Questa non sono stata brava. Nelle altre sono stata brava, però. In quali altre? Nelle altre due. Ah, e però hai perso nel complessivo. 2-1 per me. So che ho perso. E quindi, Buba, triste. Con il rigore decisivo di Bellingham, noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Vi ricordo di passare anche dal canale della Buba. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Da Venom e dalla Buba è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. Ciao.